discorso di qualche cosa che ho letto e che volevo condividere con voi e che ho visto che era molto forte. Siete pronti per qualcosa di molto forte? Efesini 6 dal 10 al 13. Infine, fratelli miei, siate forti nel Signore e nella forza della sua potenza. Rivestitevi della completa armatura di Dio affinché possiate essere in grado di resistere alle insidie del diavolo, perché il combattimento nostro non è contro carne e sangue, ma contro i principati, le potestà, contro i dominatori delle tenebre di questo mondo e contro gli spiriti malvagi nei luoghi celesti. Pertanto prendete la completa armatura di Dio affinché possa essere in grado di resistere nel giorno malvagio e dopo aver fatto tutto stare in piedi. Amen. Molte volte noi leggiamo questo passo e lo leggiamo, conosciamo la teoria, ma poi se qualcuno dice: ma come fai in pratica a vivere questa realtà spirituale? E purtroppo la Chiesa spesso e volentieri è proprio ignorante delle cose spirituali, nel senso che ignorano le cose spirituali. Infatti l'Apostolo Paolo scriveva ai Corinzi, diceva: io non voglio che voi siate nella ignoranza delle cose spirituali. E quindi è necessario che noi comprendiamo come ci si muove nel regno del soprannaturale. Amen? Amen. Siamo nel naturale, ma il nostro effetto, la nostra efficacia sta nel soprannaturale. Ciò che voi avrete legato sulla terra sarà legato nel cielo. Amen. Quindi ci sono alcune cose importanti che noi dobbiamo sapere. E come ho letto, l'avevo già letto nel passato, ma l'ho riletto in questa settimana, qualche cosa di molto particolare che non è la mia esperienza, la testimonianza di qualcun altro. Però chi ha raccontato questa testimonianza è un uomo assolutamente degno di fiducia. Voi non so se conoscete o avete sentito parlare di John Mulinde. John Mulinde è un leader di intercessione, un intercessore apostolico. Nell'Uganda, va bene, John Mulinde era in un posto dove anche la AIDS, sapete, era una piaga enorme. Loro hanno iniziato a pregare. John Mulinde è stato uno di questi leader di preghiera e oggi l'Uganda sta vivendo un periodo di prosperità perché hanno iniziato a combattere nei luoghi celesti. Amen? Ora, questa è una parte della testimonianza, la vuoi mettere? Perché così, invece che parlare io, la leggiamo tutti insieme. Siete forti? Sì, per qualche cosa, pronti per qualche cosa di molto. Allora, vorrei condividere con voi una parte della testimonianza. Vorrei condividere con voi parte di una testimonianza di una persona ora salvata, ma che un tempo serviva il diavolo. Quando la sentii dare la sua testimonianza, non volevo crederci. Ho dovuto digiunare davanti al Signore per 10 giorni chiedendo: Signore, è vero? È stato a quel tempo che il Signore cominciò ad insegnarmi le cose che avvengono nel regno spirituale quando preghiamo. L'uomo nacque dopo che i suoi genitori si erano dedicati a Lucifero. Quando era ancora nel grembo materno, si sono eseguiti molti rituali per dedicarlo al servizio di Lucifero. E quando aveva 4 anni, iniziò a esercitare il suo potere spirituale ed i suoi genitori cominciarono a temerlo. Quando aveva 6 anni, suo padre lo portò ad alcune streghe per educarlo. E quando aveva 10 anni, faceva opere tremende per il regno del diavolo. Era temuto dalle streghe comuni. Era ancora un ragazzo, ma era così terribile nelle cose che faceva. All'età poco più che 20enne, era un uomo con molto sangue nelle sue mani. Uccideva volontà, esercitava la volontà di lasciare il proprio corpo attraverso la meditazione trascendentale. Poteva levitare, sapete che cos'è la levitazione, no? Poteva alzarsi da terra, levitare a volte dietro ed il suo corpo si alzava dalla terra sospeso a mezz'aria. A volte andava in trance, lasciando il suo corpo indietro e andava per il mondo, una pratica che è chiamata viaggio astrale, che Satana usa per distruggere o dividere molte chiese e per rovinare molti pastori. Avanti. Un giorno gli fu chiesto di distruggere una chiesa che era piena di persone che pregavano.
c'era stata molta divisione in questa chiesa e molta confusione. Iniziò a lavorare contro di essa, ma a quel tempo il pastore chiamò ad un digiuno tutta la chiesa. E mentre cominciarono a digiunare, vi fu molto pentimento e un sentimento di riconciliazione. Le persone che si riunivano cominciarono a pregare ed il Signore ad operare in mezzo a loro. Continuarono intercedendo e gridando a Dio di avere pietà di loro e di intervenire nella loro vita. Mentre i giorni passavano, l'uomo venne di nuovo contro la chiesa con gli spiriti demoniaci. Questo uomo stregone, no? Ma una parola di profezia fu data ai cristiani dicendo di sorgere e intraprendere la guerra contro le potenze delle tenebre che stavano attaccando la Chiesa. Così un giorno l'uomo lasciò, ascoltate, un giorno l'uomo lasciò il suo corpo nella sua stanza per fare un viaggio astrale. Condusse con lui una potente forza di spiriti demoniaci contro la Chiesa. Ora questa è la sua testimonianza. Il suo spirito si muoveva attraverso l'aria sopra la chiesa, cercando di attaccarla, ma vi era una copertura di luce. Improvvisamente un esercito di angeli li attaccò, combattendo contro di loro nell'aria, e tutti i demoni fuggirono, ma lui fu arrestato dagli angeli. Si trovò preso da circa 6 angeli. Lo portarono attraverso il tetto davanti all'altare della chiesa. Lui apparve lì mentre le persone stavano pregando ed erano profondamente in preghiera, impegnati nella guerra spirituale, spezzando e scacciando. Ed il pastore era sulla piattaforma che conduceva la preghiera in battaglia. E lo spirito del Signore parlò al pastore: il giogo è stato rotto e la vittima è lì davanti a te. Aiutalo e liberalo. Pensate che cosa è successo. Questo suo corpo stava da qualche altra parte, ma gli angeli l'hanno preso e hanno fatto sì che il suo corpo si materializzasse lì nella chiesa davanti all'altare mentre tutta la chiesa stava pregando. Sembra impossibile, vero? Il giovane disse che lui non sapeva come il suo corpo si fosse unito a lui, perché lo aveva lasciato indietro nella sua casa. Poiché non era nel suo corpo, non capì come vi era entrato. Tutto quello che sapeva era che l'angelo lo aveva portato attraverso il tetto. Ora, queste cose sono difficili da credere. Il pastore calmò la chiesa e disse loro perciò ciò che il Signore gli aveva detto. E poi chiese al giovane: chi sei? Il giovane tremava mentre i demoni cominciavano ad uscire da lui. E così pregarono per la sua liberazione. E poi lui cominciò a condividere la sua storia. Il giovane è ora venuto al Signore ed è un evangelista che predica il Vangelo. È utilizzato potentemente dal Signore per liberare altri attraverso il ministero della liberazione. Una notte, io, dice John Mulinde, sono andato ad una cena. E l'unica ragione per cui sono andato era che qualcuno mi aveva parlato di questo giovane ed ero molto curioso di vederlo e di scoprire se la sua storia fosse vera. E così partecipai alla cena e durante la sera gli fu dato al giovane la possibilità di dare la sua testimonianza. Parlò di tante cose. A volte piangeva a causa delle cose che aveva fatto e quando finì fece un appello. C'erano molti pastori nella stanza e gli disse: mi appello a voi, pastori, vi supplico di insegnare alla gente come pregare. Le persone che non pregano possono essere prese in qualsiasi cosa dal diavolo e ci sono modi in cui il nemico può sfruttare le loro vite e anche le loro preghiere. Il nemico sa anche come sfruttare le preghiere di coloro che non sanno pregare. Ascoltate, questo è molto forte. Il nemico sa come sfruttare le preghiere di coloro che non sanno pregare. Avanti. Insegnate alla gente come utilizzare l'armatura spirituale che Dio vi ha dato. Amen. Allora incoraggio la persona vicino a te e dirgli: rivestiti dell'armatura spirituale. Poi ha condiviso come aveva condotto le spedizioni attraverso l'aria. Dopo stasera tutti si metteranno l'armatura spirituale. Ha diviso come lui si muoveva. Andava con altri agenti satanici e molti spiriti demoniaci. Era come se stessero lavorando a turno.
Normalmente c'era un tempo quando era necessario andare a fare guerra nei cieli. E disse che nei cieli, nel regno spirituale, se il luogo è coperto da una coltre di oscurità, la copertura è così densa che è come una roccia che copre l'intera area. È chiaro questo? Va bene. Quando si dice che i cieli sono coperti o sono chiusi, luoghi in cui c'è una forte oscurità. Gli spiriti sono in grado di andare in cima ed anche sotto la copertura e da lì influenzano gli eventi sulla terra. Quando gli spiriti maligni e gli agenti satanici umani finiscono i loro turni, no? Quindi, sapete che ci sono giorno, notte, eccetera, no? Scendono a terra nei punti di incontro e di alleanza, sia sull'acqua che sulla terraferma, per rinforzare e rinvigorire i loro spiriti. In che modo rinforzano i loro spiriti? Con i sacrifici che le persone fanno su questi altari. Potrebbero essere sacrifici di stregoneria aperti, sacrifici con spargimento di sangue di tutti i tipi, tra cui l'aborto, la guerra, sacrifici umani e animali. Potrebbero anche essere sacrifici di immoralità sessuale, in cui le persone praticano perversioni sessuali e ogni tipo di promiscuità. Tali atti rafforzano questi poteri. Ci sono molti diversi tipi di sacrifici. Ha detto che quando gli agenti satanici si trovano nella dimensione celeste, i cristiani cominciano a pregare sulla terra, le preghiere dei cristiani appaiono a loro in tre forme e tutte le preghiere appaiono come fumo che sale verso il cielo. Ora, io voglio dire, non vi lasciate spaventare da queste cose, forse qualcuno è la prima volta che sente queste realtà, non vi lasciate spaventare perché Gesù è con noi, amen? Dillo alla persona vicino a te, Gesù è vincitore, diglielo, amen? E dobbiamo però imparare a essere fermi nella nostra fede. Avanti. Alcune preghiere appaiono come fumo che si scioglie e svanisce nell'aria. Anche nell'Apocalisse è scritto, no, che davanti al Signore ci sono le preghiere dei santi nel turibolo e sono come un profumo, è vero? Come, e anche nel tabernacolo c'era la coppa dei profumi che rappresentava appunto le preghiere che staccano a Dio. Alcune preghiere appaiono come fumo che si scioglie e svanisce nell'aria. Queste preghiere vengono da persone che hanno peccato nella loro vita e che non vogliono rendersene conto. Le loro preghiere sono molto deboli, sono spazzate via e scompaiono nell'aria. Un altro tipo di preghiera è anche come un fumo che sale verso l'alto fino a raggiungere la roccia, ma non può romperla. Chiaro? Queste preghiere di solito provengono da persone che cercano di purificare se stesse, ma mancano di fede. Di solito ignorano gli altri aspetti importanti che sono necessari quando si prega. Il terzo tipo di preghiere è come il fumo che è pieno di fuoco. Come sorge verso l'alto, è così caldo che quando raggiunge la roccia, questa inizia a sciogliersi come cera, perfora la roccia e passa attraverso di essa. Molte volte, quando la gente comincia a pregare, le loro preghiere sembrano come il primo tipo. Ma mentre continuano a pregare, le loro preghiere cambiano e diventano come il secondo tipo. E mentre continuano a pregare, improvvisamente, le loro preghiere si accendono in fiamme e diventano così potenti da perforare la roccia. Quanti vogliono perforare la roccia? Vediamo. Molte volte gli agenti maligni hanno notato che le preghiere che stanno cambiando, notano che le preghiere stanno cambiando e arrivando vicino a diventare di fuoco. Questi agenti comunicano con gli altri spiriti della terra e dicono loro: distraete quella persona dalla preghiera e impeditele di pregare, portatela fuori. Molte volte i cristiani si arrendono a queste distrazioni e si stanno battagliando, pentendosi e permettendo alla parola di scrutinare il loro spirito, la loro fede in crescita, le loro preghiere sono sempre più concentrate, e allora il diavolo si accorge che le loro preghiere stanno guadagnando forza e manda le distrazioni. A volte, nel mezzo della preghiera molto intensa, il telefono squilla, si pensa di poter andare a rispondere e poi tornare a continuare a pregare, tuttavia quando si torna si comincia di nuovo dall'inizio ed è quello che il diavolo vuole. Altri tipi di distrazioni che possono accadere: possono toccare il vostro corpo portando dolore da qualche parte,
possono far venire fame, tentando di voler andare in cucina a preparare qualche cosa da mangiare. Basta che loro ti allontanino da quel luogo di preghiera, essi ti hanno sconfitto. Avanti. E gli disse ai pastori: insegnate alla gente a mettere da parte un po' di tempo specifico per pregare intensamente. Le preghiere casuali si possono fare durante il resto della giornata. Una volta al giorno si dovrebbe avere un momento in cui ci si concentra con tutto il cuore a Dio senza distrazione. Quanto siamo mancanti in questo? Io primo. Credo che siamo tutti mancanti. Certe volte diciamo: Signore, vogliamo la benedizione, vogliamo la tua gloria, vogliamo la casa che cresce, vogliamo delle anime salvate, poi però non abbiamo una vita intensa nello Spirito Santo. Amen. Ci lasciamo condizionare la mente da tante idee, da tante dottrine, da tante visioni naturali e non stiamo guardando con gli occhi della fede. Ricordate, tempo fa ho predicato sugli occhi della fede, no? Eliseo vedeva in maniera diversa del suo servo. E noi spesso siamo proprio come il suo servo, non riusciamo a vedere al di là del nostro naso. Gloria a Dio che ci sono persone che hanno fatto esperienze molto forti nel mondo dello spirito e possono condividere questo. Amen? Ora, se le persone persistono in questo tipo di preghiera e si lasciano ispirare dallo spirito ad andare avanti, succede qualcosa. Il fuoco delle preghiere tocca quella roccia e la copertura o la copertura nera e si scioglie. Dillo con me, il fuoco... Leggiamo insieme: il fuoco della preghiera tocca quella roccia o la copertura nera e la scioglie. L'uomo ha detto che quando inizia questo scioglimento è così caldo che nessuno spirito demoniaco né spirito umano la può sopportare. Tutti fuggono via. Adesso c'è un'apertura nel regno spirituale e tutti questi problemi sono stati sconfitti mediante le preghiere. La persona che sta pregando sulla terra sente come se le sue preghiere sono improvvisamente diventate fluenti, così potenti ed intense. Quanti hanno sperimentato questo? Amen. Ha scoperto che in quel momento normalmente si perda tutta la consapevolezza del tempo e delle altre cose. Non che noi diventiamo confusi, ma Dio si prende cura del nostro tempo ed è come se lasci tutto e ti colleghi con Dio. Avanti. L'uomo ha detto che quando le preghiere hanno fatto un simile sfondamento, da quel momento non vi è alcuna resistenza e l'orante può continuare finché vuole. Non c'è opposizione che lo può fermare. Avanti. Poi ha detto che dopo che la persona finisce di pregare, il cielo... Guarda, questa è la cosa bella, eh? Il cielo rimane aperto. Ha detto che quando le persone escono dal luogo di preghiera e vanno via, l'apertura spirituale si muove insieme a loro. Allora, dov'è questa fiamma che ci sta seguendo? Vediamo un po'. Guarda un po' sulla testa di qualcuno vicino a te. Com'è? L'apertura spirituale si muove insieme a loro. Tante volte io sento dire: ah, questo cielo è duro. Ma sai perché è duro? Perché è normalmente duro, però se tu preghi il cielo si apre in ogni luogo dove tu sei e l'apertura ti segue. Allora, non sono più operativi sotto la copertura diabolica, adesso essi operano sotto un cielo aperto. Ha detto che in quello stato il diavolo non può fare quello che vuole contro di loro. La presenza del Signore è come una colonna del cielo che riposa sulla loro vita. Essi sono protetti e c'è così tanto potere dentro la colonna che mentre si muovono intorno la presenza del Signore tocca altre persone. Possono discernere ciò che il nemico fa in altre persone e chiunque si avvicina all'interno della colonna, tutte le schiavitù poste loro dal nemico si indeboliscono finché rimangano all'interno della colonna. Avanti. Così, quando le persone che hanno sperimentato questo sfondamento spirituale e condividono Gesù Cristo con i peccatori, la resistenza di essi è bassa ed è molto facile guidarli alla salvezza in Cristo. Quando pregano per i malati o pregano per altre cose, la presenza che è con loro fa la differenza. L'uomo ha detto che il diavolo odia queste persone. Ha detto che in quel luogo in cui la preghiera si svolge in questo modo, l'unzione scende e rimane su quel luogo. Questo è il motivo per cui quando vai sulle case di preghiera senti
un'atmosfera diversa, perché la lode è continua. Quando le persone che non conoscono Dio entrano in un posto del genere, tutte le loro schiavitù improvvisamente si indeboliscono. Se qualcuno è disposto a amministrare loro con pazienza ed amore, possono facilmente essere attirati alla salvezza, non per potenza né per forza, ma per lo Spirito di Dio che è presente. Ha detto anche che se nessuno si preoccupa di raggiungerli, loro vengono soltanto alla sua presenza nella comunità, si sentono compunti e cominciano a discutere se arrendersi o no. Se essi non sono attirati fino alla salvezza quando vanno via da quel luogo, la loro schiavitù diventano più forti e il diavolo fa del suo meglio per impedire loro di entrare ancora una volta in un tale ambiente. Come potete immaginare, eravamo tutti seduti a fissare quest'uomo mentre raccontava le cose che aveva fatto e visto. Poi ci ha detto che i demoni avrebbero fatto a coloro che avevano fatto un tale sfondamento in preghiera, ha detto che i demoni hanno segnato queste persone e le hanno studiate ed avrebbero cercato tutto quello che potevano trovare su di loro in modo da conoscere le loro debolezze. E quando qualcuno conquistava i demoni in preghiera e in preghiera aveva fatto uno sfondamento, i demoni comunicavano con gli altri spiriti dicendo: marca quest'uomo con questo e con questo, questi sono i suoi punti deboli. Quando una persona esce fuori dalla sua cameretta di preghiera, lo spirito di preghiera è su di lui e la presenza del Signore è con lui. Il morale è alto e la gioia del Signore è la sua forza. Tuttavia, quando esce, il nemico cerca di portare le cose che lo possono distrarre dal concentrarsi sul Signore. Se la sua debolezza è la rabbia, ascolta bene, se la sua debolezza è la rabbia, il nemico farà sì che le persone che sono vicine a lui facciano cose per farlo arrabbiare. Se lui non è sensibile allo Spirito Santo e se si permette di perdere la pazienza, perde la vista del Signore. Si arrabbia, si sente furioso, poi dopo qualche minuto lui vuole dimenticare e andare avanti nella gioia del Signore, tuttavia non si sente più così gioioso. Cerca di stare bene di nuovo, ma non può, perché mentre stava cedendo alla tentazione, i demoni lavoravano sodo per chiudere l'apertura sopra di lui. Lui è fuori dalla presenza del Signore. La persona non cessa di essere un figlio di Dio, ma l'ulteriore unzione nella sua vita e la presenza che operava al di sopra delle sue forze è cessata e si cercano di conoscere le sue aree di debolezza. Se la sua debolezza è la tentazione di commettere immoralità sessuale, il nemico si preparerà persone o eventi, qualcosa da suscitare la sua passione e muoversi verso la tentazione. E se l'uomo cede alla tentazione ed apre la mente a ricevere e trattenere quei pensieri, quando lui ha ceduto e poi vuole muoversi nuovamente nell'unzione, scopre che non può più. Si potrebbe dire: questo non è giusto. Basta ricordare ciò che dice la Bibbia: indossa l'elmo della salvezza, rivestiti con la corazza della giustizia. Noi normalmente non comprendiamo la parte che queste armi giocano in guerra, ma ricordate quello che Gesù ci ha detto di dire verso la fine della preghiera del Signore: non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dalla maligna. Diciamolo: non ci esporre, ma liberaci dalla maligna. Dopo che hai avuto lo sfondamento nella preghiera, ricorda che sei ancora un essere umano debole. Ricorda che non sei ancora stato reso perfetto e di' al Signore: Signore, ho goduto di questo tempo di preghiera, ma mentre cammino per il mondo non mi esporre alla tentazione. Amen. Diciamolo insieme: Signore, ho goduto di questo tempo di lodi e adorazione oggi, ma mentre cammino per il mondo non mi esporre alla tentazione. Non mi permettere di camminare nella trappola del diavolo. So che il nemico sta tramando una trappola là fuori. Non so quale forma sta per prendere e so di essere ancora debole in alcune aree della mia vita. Amen. Date le circostanze, potrei cedere alla tentazione. Proteggimi, Signore. Quando mi vedi girare l'angolo in cui è stata impostata la trappola, fammi girare nella direzione opposta. Intervieni, oh Signore. Non lasciarmi muovere solo con la mia forza e capacità. Liberami dal maligno. Avanti. Dio è in grado di farlo. Quanti credono che Dio è in grado di farlo?
Amen. Dire la prossima vicina a te, Dio è in grado di farlo. Ed ecco perché le cose accadono a volte. Tutto quello che devi dire è grazie Gesù. Dillo, grazie Gesù. Ecco perché l'Apostolo Paolo scrisse nel libro della prima lettera ai Tessalonicesi: grazie a Dio in ogni cosa, perché questa è la volontà di Dio in Cristo per voi. Alcune cose non ci piacciono, non sono buone per noi, non ci sembrano buone, sono dolorose e ci chiediamo perché Dio le permette. Ma se conoscessimo solo ciò da cui Egli ci ha salvato, vorremmo ringraziarlo. E quando abbiamo imparato a confidare nel Signore, lo ringraziamo in ogni cosa. Quando la preghiera rompe il cielo in quel modo, la risposta c'è sempre. Quest'uomo ha detto che non conosce un caso dove la preghiera che ha sfondato l'oscurità e la risposta non è venuta. La risposta viene data sempre, ma nella maggior parte dei casi non arriva a colui che la chiede. Perché? Perché c'è battaglia nei cieli. E finché riescono a tenere i cieli aperti, allora va bene, ma quando poi la roccia viene ripristinata, guardando questa persona, allora ecco che i demoni sanno che la risposta sta arrivando e cercano di chiudere questo spazio. L'uomo ha parlato di qualche cosa che ha realmente scosso la mia fede, dice John Mulindi, ed a causa della parte successiva che ha condiviso, che sono andato in digiuno 10 giorni per dire: Signore, è vero? Puoi dimostrarlo con me? Quest'uomo ha detto che ogni cristiano ha un angelo che lo serve, e ora sappiamo che la Bibbia dice che gli angeli sono spiriti e ministratori per noi. Ha detto che quando la gente prega, la risposta arriva nelle mani degli angeli. Crediamo questo? Amen. La risposta arriva, avanti. L'angelo porta la risposta come si legge nel libro di Daniele. Se voi andate in Daniele capitolo 10, leggiamo che Daniele stava pregando e subito l'angelo ha cercato di portare la risposta, ma ha detto: ho trovato ostacolo e adesso ritorno a ricombattere con il re di Persia, con il principato. Ok, questo è Daniele 9, anche dove parla di questo. Poi ha detto qualcosa di veramente forte: se l'orante conosce l'armatura spirituale ed è rivestito con esso, la risposta viene da un angelo che è anche vestito dell'armatura completa. Va bene, avanti. Se l'orante non si preoccupa dell'armatura spirituale, e i loro angeli vengono senza armatura spirituale. I cristiani che non si preoccupano di che tipo di pensieri vengono nelle loro menti, non combattono la battaglia delle loro menti, e i loro angeli arrivano senza l'elmo. E qualunque sia l'arma spirituale che signora sulla terra, anche l'angelo che vi serve civilmente non ce l'ha, è più debole. E in altre parole, la nostra armatura spirituale non protegge il nostro corpo fisico, è per proteggere le nostre attività spirituali. Quando l'angelo è in arrivo, si concentra per cercare le aree che non sono coperte, perché quelle sono le zone che si possono attaccare. Se il credente non ha l'elmo, allora prenderanno di mira la testa. Se non ha la corazza, spareranno al petto. Se non ha le scarpe, farebbe un fuoco che sta camminando nel fuoco. E io sto solo ripetendo quello che ha detto quell'uomo. Avanti. In realtà gli abbiamo chiesto: ma possono gli angeli sentire il fuoco? E lui ha detto: ricordate che questo è un regno spirituale, questi sono spiriti che si occupano di altri spiriti, angeli contro demoni. Avanti. La battaglia è intensa, e quando sopraffaggono un angelo di Dio, la prima cosa che hanno come bersaglio è la risposta che sta portando. La trasformano in un'attività che sia attraverso i culti, la stregoneria, e la gente dice: ho questo a causa della stregoneria. Cioè loro prendono queste cose e le trasformano in male. Però ricordate cosa dice la Bibbia? Tutte le cose buone vengono da Dio. E allora dove il diavolo ottiene le cose che gli dà dal suo popolo, alcune persone che non possono avere figli vanno a stregoni e satanisti e loro rimangono incinte. Chi ha dato a loro quel bambino? È Satana un creatore? No, ruba da coloro che non pregano fino alla fine. Quindi loro non sono solo soddisfatti col cercare di rubare la risposta, ma cercano anche di bloccare l'angelo, e quindi iniziano una lotta contro di lui, e a volte riescono ad imprigionare l'angelo. Avanti. Quando ciò accade, il cristiano è vittima sulla terra delle loro angherie, e non si può fare nulla con quel cristiano, perché è totalmente lasciato senza il ministero dello Spirito.
E vuol dire che, gli ha detto John, vuol dire che un angelo può essere tenuto in cattività da forze demoniache? Quest'uomo non ha fatto altro che conoscere le scritture, per il momento che stava dicendo tutto questo. Non sapeva molto delle scritture lui. Avanti. È stato appena lì a condividere le sue esperienze e ha detto che non potrebbero tenere l'angelo troppo a lungo, perché questa cosa è importante. Può succedere che qualcuno ferma un angelo, ma non possono tenerlo molto a lungo, perché come altri cristiani pregano sulla terra, il rinforzo viene nei cieli e gli angeli vengono per liberare in questa situazione. Se il cristiano non è consapevole di non pregare, rimane prigioniero. E poi il nemico manda il suo angelo come un angelo di luce a questa persona ed egli è ingannato e arrivano false visioni e false profezie. Quindi la leadership è falsata, i leader non guidano nello spirito, vengono prese decisioni sbagliate di tutti i tipi e molte volte queste persone sono aperte a tutti i tipi di attacco e di schiavitù. Ho chiesto al Signore, come mai ho lasciato questa sera così turbato, e ho detto: Signore, non voglio nemmeno provare, credo questo, rimuove tutta questo rimuove tutta la mia fiducia, la mia sicurezza, avanti. E quando sono andato a cercare il Signore durante i 10 giorni, il Signore ha fatto 2 cose. Ha confermato le cose che avevo sentito, ma ha aperto la mia mente per vedere molto di più di che quest'uomo non avrebbe potuto dirci di ciò che accade nel regno spirituale. Mi condusse a vedere ciò che, per cui siamo tenuti a fare, ciò che siamo tenuti a fare e per come le cose stanno accadendo. E che non stiamo superando, ma che siamo in grado di superare. E abbiamo bisogno di conoscere 3 cose e davvero di venire a patti con queste 3 cose. 1. Operare con le armi della nostra guerra. Amen. Diciamo: Signore, vogliamo operare con le armi della nostra guerra. Vogliamo indossare l'armatura spirituale. Facci comprendere come possiamo fare questo. Vogliamo che sia la tua armatura. Vogliamo combattere il buon combattimento e vogliamo che tu possa combattere per ciascuno di noi. Avanti. 2. Dillo con me. 2. Capire il rapporto del ministero spiriti angeli per la nostra vita spirituale e per essere sensibili a ciò che sta accadendo nei nostri cuori come uno dei principali di ciò che deve accadere nello spirito che ci riguardano. Cioè, questa è una traduzione molto negativa, fatta male, ma il senso è che dobbiamo comprendere ciò che succede nel regno dei cieli, dobbiamo discernere con il nostro spirito, lasciarci guidare dallo Spirito Santo a muoverci come Lui ci guida per combattere questa battaglia. Amen. Avanti. La terza cosa è lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo non viene a noi come, non dovrebbe venire a noi come il nostro servo, perché ci serve a portare le cose per noi. Lui fa una cosa diversa. Lui non corre davanti e indietro al Padre per dirgli quello che ci serve. Questa è l'opera degli angeli. Avanti. Ma egli ha dato qualche cosa a noi, egli sta dalla nostra parte. Per fare che cosa? Ci guida, ci insegna, ci conduce, ci aiuta a pregare nel modo giusto. Siccome noi non sappiamo pregare, ma lo Spirito Santo intercede per noi. E quando queste cose stanno accadendo nel regno spirituale, e ci parla e a volte ci sveglia nella notte e dice: pregate. A che è successo? Vediamo un po'. E tu dici: no, non è questa l'ora giusta. E poi dice ancora: prega ora, perché lui vede ciò che sta accadendo nello spirito e a volte gli dice: domani digiuno. E tu dici: oh no, io inizierò solo da lunedì. Avanti. Ma capisci quello che sta succedendo nel regno spirituale? Dobbiamo imparare ad essere sensibili allo Spirito Santo. Egli ci guida in sentieri di giustizia.